Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio nell'Hero Colosseum, o meglio, Draft Colosseum, in cui dopo aver aperto un pacchetto vado a creare un deck nell'Hero Colosseum, per poi fiondarmi nelle classificate alla ricerca di un avversario possibilmente battibile, non voglio dire altro. Ma prima di continuare, un bel pollicione all'insù per supportare questi video. Grazie mille, guys. Andiamo a spacchettare questo pacchetto. Vai. Raga, iniziano a finire. Me ne sono rimasti due se non tre. Perciò dobbiamo massimizzare l'efficacia o l'efficienza dei pacchetti. Broly, signori, Broly nelle deck e dite... Dicevo, Broly nel gioco esiste, quindi possiamo utilizzarlo. Son Gohan Super Saiyan 2 esiste anche lui, possiamo tenerlo in considerazione. Vegeta il martire esiste. Son Goku pure. Tragico risveglio, Broly va bene, dietro c'è quello Super Saiyan, quindi ok, lo sostituiamo perché lo preferisco. Mercenario non c'è. Tenzing non c'è. Kikono tanto meno, per fortuna. Fonte dello spirito, facciamo anche no. Beerus, no bad Beerus. Addio crudele e come carta finale una R. Majin Buu. Majin Buu. Allora, diciamo che dalle carte che abbiamo trovato un deck riusciamo a tirarlo fuori. Ma vediamo se sarà competitivo oppure no. A tra poco. Questa volta sarà estremamente dura, perché abbiamo tre miniature a livello 60 e due sole a livello 99. E queste due al 99 devono avere un supporto importante, cosa che quelle che noi abbiamo al momento non hanno. Ma partiamo dal principio. Goku Super Saiyan. Allora, qui gli ho dato velocità su D, attacco su D e attacco giù F. Perché? Io ho intenzione di giocare questo Goku dietro a Lord Bills. Lord Bills, raga, ha un'abilità estremamente interessante perché ignora la difesa avversaria, quindi potrebbe shottare l'avversario. E noi, per aumentare queste probabilità, gli ho dato più 500 al suo attacco, quindi arriverebbe 5, 6, 7, 8 sui 6800. L'attacco giù a chi attacca, anche se obiettivamente, perché dare meno attacco a chi attacca? Qui potremmo mettere, per esempio, difesa giù. Noi gli diamo la difesa giù, che è no bad, e aumentiamo le probabilità di shottarlo. Buono, buono, questa cosa mi piace un po' di più. Poi abbiamo il Broly. Raga, Broly può essere schierato centrale, può essere schierato dietro. Lui ha una velocità troppo bassa, raga, per essere schierato così a secco. Perciò lo dovremmo schierare dietro qualcuno o qualcosa, magari dietro questo Majin Buu, a cui ho dato le abilità che aveva già da prima. Perché noi abbiamo un deck con il Majin Buu estremamente forte e non le voglio cambiare. Queste abilità non ho intenzione di cambiarle. Poi c'è il Gohan. Raga, il Gohan io gli ho dato attacco su D. Lui va sempre in seconda fila. Velocità, così magari aumentiamo le probabilità di attaccare prima. E poi c'è velocità su D. Di nuovo. Due velocità. Raga, io devo attaccare per primo. Con Kid Buu, Bills, cosa devo attaccare per primo? Va bene. Allora vi dico subito, raga, che sarà forse uno dei match più difficili che andremo a giocare. Le probabilità di vittoria sono pari al 10%. Ma facciamo 30%, dai, un 30% ci potrebbe anche essere. Tutto dipende dall'avversario che andremo ad affrontare. Sì... Culezzi Subi... Vabbè, livello 99 con 14.000 punti. Allora, ragazzuoli, nello scorso episodio vi ho dimostrato che seppur giocando una partita seria con un deck competitivo, alla fine questi elementi fanno quasi tutti la stessa cosa. Appena vedono che hanno perso, quittano. A questo punto, ragazzuoli, lo sapete che vi dico...
perdiamo, perché perdiamo, ma almeno a testa alta perderemo punti. Non ci importa. Il resto è fuffa. Però questo è un bel deck. Però questo è un bel deck. C'è da dire che questo è davvero un bel deck. Questo bisogna ammetterlo. È un bel deck. Questo è un bel deck, mi piace. Questo è estremamente un bel deck. Ma piazza. 2007, 3000. Ok, questo lo mettiamo qua. E Lord Blitz lo mettiamo qua. Ma questo mi schiera due miniature centrali e mi fa fuori in un turno, eh. Guardate. State a guardare l'intelligenza esorbitante di Turbo. No, ci ha detto culo. Ci ha detto culo, in un certo senso. Lui si sta potenziando parecchio la difesa. Le ha tutte al 99 ed è chiaro, raga, che attaccherà per primo. Vabbè, pazienza. Non potevamo pretendere di vincere contro un livello 99. Non era possibile come cosa. Toh, manco il 300, ma dato. Pensa tu. Pensa un po'. E va bene. Va bene. Io lo so, raga, che voi vi divertite molto di più a guardare i video con i deck competitivi. E vi capisco, perché obiettivamente sapete che è una partita molto più combattuta. Ci sta. Però noi questa serie l'abbiamo iniziata e mi piacerebbe portarla avanti. Questo è il discorso. Questo mi ha proprio arato. Mi ha proprio arato. Senza se e senza ma. Born to kill. Va bene. Si sentirà una bestia lui. Forza Gohan. Almeno lui. Grande Gohan. Bravo. Gohan uccide il Goku ultra istinto. E quando mai? E chi l'avrebbe mai detto? Eh? Ah, come? Sì, tutte e due centrali, andiamo. Ciao raga. Stato bello, è stato bello aver raggiunto questo punto dell'episodio. Oh. Oh. Ma non è che col fatto che gli ho tolto la velocità qui. Ehi. Ma come puoi pensare di attaccare per primo? È stupidaggine, è stupidaggine. Va bene, raga. Dai, sono contento. È stato un match combattuto. Cioè, noi abbiamo davvero combattuto al massimo e... Sì, mi sono divertito sto giro. Allora, perché non si sa mai che magari non mi fa fuori un attacco bonus e glielo facciamo fare. Bravo sistema, sei proprio arguto. Magari uno strappo a Veget che magari fa... rimane bloccato. No, eh. Allora, ve l'avevo detto già all'inizio. Con un deck del genere, due miniature sole a livello 99 su 5. Avremmo perso anche contro un livello 2 con miniature a livello 4. Però, raga... non sempre ci può andare bene. Cioè, voglio dire, ci sono stati video in cui nel Draft Colosseum abbiamo avuto molta fortuna e abbiamo anche vinto. Video invece come questo, dove purtroppo le carte uscite dal pacchetto non ci hanno permesso di creare un deck abbastanza competitivo. O magari sì. Però raga, mo parliamoci chiaro. Cioè, io Bills non lo uso mai. Goku non lo uso mai. Gohan Super Saiyan 2 ragazzo non lo uso mai. Non li porto al 99. Cioè, perché comunque fare lo spezza limite, aspettate, ve lo faccio vedere. Fare lo spezza limite richiede estremamente un botto di roba. Guarda. Cioè, vedete i chip creazione? Cioè i chip scatto. Chip scatto, creazione e potenziamento. Cioè io dei chip scatto ce ne ho soltanto 13. Cioè vuol dire che posso soltanto fare un solo level up di una miniatura. E di certo non lo faccio a Gohan. Questo perché? Cioè, perché non ho più chip scatto?
perché col grandissimo cavolo che continua a dare i soldi alla Bandai Namco shoppando qua dentro, perché per me sto gioco ha ricevuto anche troppo, ok? E non ci shopperò più, ma neanche se ci cala il Padre Eterno che me lo dice. Ma questo mi serve anche da monito per i prossimi giochi di Dragon Ball. Io non shopperò più mai un euro, perché questi giochi qui non sono controllati da nessuno. Ora lasciamo stare questo discorso perché gli hacker non c'entrano niente. Ma per oggi è veramente tutto. Noi ci vediamo con i prossimi video, sempre e solo qui su Tuberanza. Ciao!